dove serve accostare. Punto F attraverso Francesca R a cura di VB. Michelle, in realtà, se aveste un'evoluzione non media ma più elevata, la capacità di creazione, di desiderio, abbiamo detto, andrebbe ben oltre. La creazione vi fa plasmare il piano di appartenenza in maniera diversa. Cosa vuol dire? Qui c'è un tavolo. Giusto? Posso crearlo di altro materiale, perché questo non mi piace, quindi modifico il piano nel quale mi trovo. Voi dite, come si fa? Non è un'azione. Voi come fate a camminare? Come fate a respirare? Potete descrivere l'azione meccanica, sì, ma cosa c'è dietro? Domanda, l'istinto? Michel, no. C'è una parte di quello che siete e non può essere separato e distinto dal resto. Questo serve invece a te per curiosità, a te e agli altri pure per curiosità, ma soprattutto a quello che siete. Creazione e percezione è quello che avviene in questi precisi consessi, quando è necessario farlo, in situazioni che non siano prettamente di insegnamento, ma dove serve accostare e anche avvicinare, interessare, solleticare la necessità del desiderio per gli apporti. Si creano e si percepiscono particolari condizioni e si manifestano gli oggetti in quel momento, sia che vengano prelevati da altri luoghi del piano fisico, sia che vengano formati esattamente in quel modo, in questo spazio preciso. Domanda: quindi questa è la prassi del fenomeno fisico? Michel: esatto. Domanda: che non sempre viene condotto dalla persona di evoluzione superiore alla media? Michel: no. Di solito viene indirizzato, attenta, per incuriosire, per avvicinare e per solleticare il desiderio, quindi la possibilità di ampliare quel moto vibratorio che unisce i presenti, perché dietro non c'è nessun insegnamento, perché non vi viene spiegato che cos'è creazione-percezione, ma viene fatta e non vi è mai stato detto che cos'è creazione-percezione nell'apporto. Attenzione! Di creazione e percezione se ne parlerà, perché c'è anche tanto altro da dire, ma un passo alla volta. Altrimenti vi è assolutamente incomprensibile. Ho già dovuto tradurre e ridurre linguaggio e i concetti. Voi capite, da quello che vi ho detto, di quanto è importante la vibrazione. Domanda: allora si può dire che tutto è vibrazione? Michel: è sempre stato detto che tutto è vibrazione e non solo qui.